Grazie Presidente, mi viene data l'occasione, parlando di questo emendamento, di registrare e segnalare i vari paradossi che sono contenuti in questo parere dell'OREF. Il primo è proprio il fatto di dare parere favorevole a questo emendamento. Questo emendamento fa parte integrante, necessaria, indispensabile per la costituzione della società che costituirà poi la base della gara a doppio oggetto. Quindi da una parte l'OREF dice: perfetto, l'emendamento è corretto perché dovete creare le condizioni economico-finanziarie e quindi le scritture contabili in bilancio per poter creare la società. Non ci dice no, non lo potete fare perché la società non la potete creare, e poi dall'altra ci dice la società non la potete creare. Questa è la prima cosa paradossale, le meraviglie di cui sento parlare. Ma visto che è stato richiamato il parere dell'OREF, nel parere dell'OREF ci sono scritti dei punti che sono antitetici rispetto a loro. Cioè, se io oggi dovessi andare all'OREF e dire: signori, come posso risolvere il problema? Non lo potrei fare, perché c'è scritto da una parte che io devo andare sul mercato e dall'altra che devo cercare di utilizzare le società di Roma Capitale che ho già a disposizione. Questa cosa è praticamente impossibile. Sfido chiunque a dimostrare il contrario. Per cui quando si fanno i commenti, e per quindi convintamento, noi poi voteremo sia l'emendamento che poi la delibera, perché ci sentiamo abbastanza sicuri che le cose che sono scritte qui dentro, con tutto il rispetto, siano un po' diciamo, delle cose da prendere con le pinze. Grazie.